sono qua, Slimar di Chioggia. Dopo la pausa dettata dalla stagione balneare, come annunciato all'inizio dell'estate dall'amministrazione comunale, riprende lunedì 23 l'attività di manutenzione delle scogliere lungo la costa fanese. In questa parte di intervento verranno risagomate e rafforzate quelle comprese nel tratto di mare tra Via del Bersaglio e la foce del fiume Metauro. Arriveranno dalla Croazia 4.000 tonnellate di pietra calcarea e altre 2.000 tonnellate verranno riutilizzate ripescando i blocchi mossi e scivolati sul fondale per l'azione violenta delle mareggiate. L'intervento globale è suddiviso in due lotti. Il primo riguarda le 5 scogliere comprese tra la foce e la baia Metauro. Ad eseguire l'opera, del costo di 200.000 euro di fondi regionali, una ditta già nota a Fano, la Scimar di Chioggia, col suo moto pontone, mentre per il secondo stralcio, per cui arriveranno ulteriori 4.000 tonnellate di blocchi dalla Croazia, riguarda le 6 scogliere fino alla zona dei Cocart, la cui ditta esecutrice però è ancora in via di assegnazione. Sì, è una zona che attende da tempo perché sono circa 30 anni, forse più, che quelle scogliere sono lì e andavano manutenute, cioè andavano riposizionati i massi che nel tempo sono caduti e andavano posti altri massi per alzare il livello appunto delle scogliere e renderle più efficaci contro la forza del mare, almeno sopra il livello medio marino di circa un metro. Di oltre un metro, quindi intervento importante a difesa del valore anche del turismo di quella zona, è un intervento che a breve speriamo di poter concludere, quindi faremo fare un inverno tranquillo anche alle persone che ci abitano e che hanno attività economiche.